Allora, carissimi amici telespettatori, ben ritrovati per questo nuovo video. Allora, oggi continuiamo la nostra raccolta di asparagi. Dopo aver pubblicato il primo video della raccolta, nel quale ho trovato anche un bellissimo fungo, commestibile naturalmente, oggi è giorno 11 aprile e continuiamo la nostra raccolta di asparagi. Come potete ben vedere, ancora ho iniziato da qualche 10 minuti, però la giornata sembra che non va tanto male, diciamo. Allora, ecco qua un altro. Guardando, riusciremo a trovarne di sicuro ancora. A me piacciono moltissimo, non so se a voi piacciono un sacco, scrivetelo nei commenti, mi raccomando. E che vi posso dire? Io di solito quando vengo nel bosco le sorprese non mancano mai. Perché ci sono, cioè capita molte volte che si possono trovare anche dei funghi, nonostante il periodo della primavera o durante il fine inverno, perché dove abito io la zona è molto calda, perciò i periodi non sono quelli magari stabiliti dall'apicologia, però si trovano anche fuori periodi. Come potete ben vedere, in questo bosco è pieno di cinghiali. Speriamo di riuscire a filmarne anche qualcuno. Anche se io sono un appassionatissimo di questo tipo di caccia al cinghiale, che faccio di tutto pur di poterci andare. Un altro bellissimo asparagio. Continuiamo e vediamo se riusciamo a trovarne ancora. Sembra di sì. Ecco qua. Mi raccomando, siete sempre attrezzati di tutto quando andate nel bosco, perché non si sa mai quello che può succedere. Io, ad esempio, ho un bastone, cesto, che di solito utilizzo per la raccolta funghi, uno zaino con dentro metto quello che voglio. Un bosco in alcuni tratti che è abbastanza impervio, però in molti altri tratti si cammina benissimo. Ma nonostante ciò, mi raccomando di essere sempre attrezzati, perché andare nel bosco, soprattutto a raccogliere asparagi o funghi, non è una passeggiata. Guardate l'altezza di qua.
Mi raccomando di stare sempre con gli occhi aperti perché si possono incontrare anche serpenti. Ma anche se non bisogna avere paura, mi raccomando, perché hanno più paura loro di noi quando ci vedono. Qua un altro bellissimo asparago. Allora, ora siamo arrivati in un posto dove sembra essere buono già a prima vista. Speriamo che frutti bene e che non torneremo a casa a mani vuote, anche se di solito io non lo faccio mai. Mi raccomando, una vista sempre molto acuta. Per riuscire a vedere tutto quello che c'è intorno e soprattutto i pericoli. Non è che è soltanto andare ad asparagi, vuol dire essere spensierati e tutto. Però bisogna essere anche abbastanza pratici per andare nel bosco, esperienza di cui io di sicuro ne ho tanta, essendo che fin da bambino che pratico queste cose. Mi raccomando, un'altra cosa importantissima, non dite mai i posti dove andate a funghi, ad asparagi o chi pratica la caccia che va a caccia. Perché come ogni appassionato i posti non li rivela mai a nessuno. Mai. Ecco qua, come vi dicevo, non mancano dei tipi di funghi che io, queste qua, non li conosco e nemmeno li vado a prendere perché non mi sembrano funghi buoni, visto? Continuiamo meglio la raccolta di asparagi. Mi raccomando, fate sempre attenzione a dove mettete i piedi perché si può sempre scivolare, che il bosco non è una pianura, ma si chiama bosco perché in effetti è fatto su molti livelli. Ricordatevi sempre di tornare dalla stessa strada dove siete andati, perché qua non è che ci sono le indicazioni che vi dicono casa tua si trova a destra o a sinistra. L'importante è non perdersi, e se uno si perde deve riuscire a mantenere la calma.
come vi dicevo, è un posto che davvero, questo qua, regala emozioni per gli appassionati. Soltanto che a causa del posto in cui si trova, l'appassionato sono solo io, perché qua non viene proprio nessuno, a parte gli animali selvatici. Come vedete, continua la raccolta. Sembra che stia fruttando bene la nostra camminata nel bosco. Qua un altro fungo. Può darsi che in questo periodo riusciamo anche a trovare qualche porcino. Non si sa mai. Speriamo di sì. Oppure basta che riempiamo il cesto pieno di asparagi. Cioè, sembrano davvero che siano piantati oggi qua gli asparagi. Anche se giustamente sono iniziati da poco e di sicuro non è venuto nemmeno nessuno a cercarli, ma non credo che qua venga qualcuno, perché ci troviamo in un posto molto lontano dalla strada. Mi raccomando, sempre occhi aperti a dove mettete mani e piedi soprattutto. Cioè, non guardate me che io, non fate come me che io non guardo dove metto mani e né piedi. Che dire, carissimi amici, alla fine vedo di riuscire a pubblicare anche una foto con tutto ciò che ho trovato. Mi raccomando, mettete tantissimi like. Però ora devo chiudere perché giustamente è un terreno molto disceso e devo chiudere il telefono. Pubblicherò di sicuro un altro video con il risultato di quello che ho ottenuto oggi. A dopo!